brutta conferma per i dati economici della produzione industriale, meno 1,4, che è l'ennesima conferma che purtroppo questo paese è fermo e bisogna reagire, soprattutto per salvaguardare una nuova generazione che rischia di non avere speranza. Torno subito, questo progetto fatto insieme all'Europa, che permette alle ragazze e ai ragazzi di andare all'estero, studiare o formarsi e poi tornare per portare qui le proprie competenze, è uno dei tanti esempi delle cose che si potrebbero fare se si rimettesse al centro di questo paese la questione giovanile, che non è elemosina, ma è valorizzare le opportunità che una nuova generazione può dare all'Italia. Parlo di formazione, di scuola, di università, di diritto allo studio, di valorizzazione delle competenze, di valorizzazione del merito, e quindi da questa buona pratica della nostra regione c'è un indirizzo e un'indicazione delle tante cose che si potrebbero fare se finalmente questo diventasse un paese nel quale si guarda di più ai bisogni delle persone e meno agli interessi dei partiti.